Bentornati ragazzi, ripartiamo con questa terza serata del torneo online. Ciao Gianni, benvenuto. Si parte. Siamo già alla giornata del match, raga. Io affronto il Brest, classifica dopo la guarderemo. Allora, andiamo a mettere intanto i fatidici 5 secondi. Che credo forse già ci sono. Comunque, adesso guarderemo. Ciao Riccio, benvenuto anche te. Ecco qua, andiamo a inserire 5 secondi. Ad eccezione del minuto per mettere la formazione. E partiamo. Presente Lorenzo, Francesco, Demetrio, Vincenzo che è in vacanza, vince, ma non giochi che sei in vacanza, vince. Inattivo da 2 minuti, forse perché è collegato ma non può, quindi si è messo in vacanza. Non so. Ecco le partite, Marsiglia Lione, Paris Saint Germain, Lens, quindi Fabri non c'è, interrà più tardi stasera, affronta, si perde lo scontro diretto con il Paris Saint Germain. Poi Monaco-Rennes, non è affar nostro, Reims-Nizza, sì, non so se è presente, ah sì, l'abbiamo detto ora, Vince, poi Brest-Strasburgo in gioco contro il PC, Tolosa di Riccio contro Lille, Montpellier-Metz. Ah no, forse è il Metz che era Vince, Reims è un nostro amico straniero, Nantes Le Havre e Auxerre Angers. Quindi Reims è non presente, infatti non lo vedo, Metz lo vedo in vacanza. Quindi almeno oggi in tre per il momento, almeno in Francia. Mentre di là abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 uomini per il momento. Quindi direi che possiamo andare. Partiamo raga, trasferta col Brest tosta, sicuramente tosta. Brest scorsa stagione è arrivato secondo addirittura e questa stagione ha già castigato anche molti misteri umani. Il nostro ex davanti a Jork, angolo per noi, palla dentro, Sar due volte e poi alla fine Doué in sacca all'1-0. Due volte Sar, due volte aveva parato Bizot, poi alla fine niente ha potuto sul tapin, anzi era Silla una volta. Quindi 1-0 per noi dopo 21 minuti, Porcic, Silla, palla per due, un po' rischiosa ma porta palla, l'autore del gol, e Mega, si allarga sulla destra, Mega, centralmente per Porcic, al limite dell'area, perde un brutto pallone, Baldé, attenzione alla ripartenza, bravo Sar in anticipo, Moreira, vince un contrasto, in area di rigore Moreira, chiuso da Idara, ma torna Le Maresciale sul pallone, Moreira, Moreira, 2-0, dopo 22 minuti, bella assist di Le Maresciale. Idara, minuto 28, recuperiamo ancora palla con Moreira, Porcic, dietro per Zilla. Ancora Porcic, dentro ancora per Sar, Moreira, netto per due, una bella palla sul fondo, ancora per Moreira, Moreira per Le Marshall, tiro strozzato, Bizot la fa sua, per il momento sull'Auxerre in vantaggio sull'Angers, con Marsiglia, vabbè, vantaggio sul Lione che non è affar nostro, né di italiani, mentre il Tolosa ancora 0-0 con il Lilla, due al minuto 38, Moreira anticipato, Le Maresciale torna sul pallone, Sar larga ancora per due sulla destra, Moreira scambia ancora due, Le Maresciale in area di rigore, chiuso, ma poi torna sul pallone, due,
Moreira. Ed è la doppietta di Diego Moreira 3-0 per noi. Primo tempo strepitoso per il momento. Fa sempre paura i primi tempi così. Siamo ai minuti di recupero. Palla lunga. Baldé recupera palla per il Brest. Palla per Del Castillo. Aidara. Ancora scambia con Del Castillo. Va il cross. Sarr chiude. Spazza via. Moreira anticipato di testa. Ancora Del Castillo. Dove Moreira? Palla per Le Maréchal. Andiamo in contropiede. E Mega. Spinge Mega sulla destra. Ancora per Le Maréchal. Ma si addormenta col pallone. Da un contropiede per noi, recupera bene Doué però. Mara, primo pallone toccato di questa partita, almeno che abbiamo visto. Sobol, Silla, manteniamo il possesso per questi 2 minuti di recupero appena iniziati. Sarr e Mega, palla per Doué. Doué va sul fondo, Doué. Non ha tempo per il cross, adesso ci prova di sinistro per Bakua. 4-0. Finito il primo tempo intanto, 4-0 per noi, un dominio che mi fa sempre paura. Teniamo svegli i nostri, angolo per il Brest, sempre pericolosi gli angoli contro di noi. Palla sul secondo palo per Koulibaly, anticipato e Dumbia al primo tiro in porta, l'ennesimo angolo. Una tortura per noi. Ancora un angolo. Palla al limite. Torna ancora da Del Castillo. Brest sembra entrato meglio in questo secondo tempo. Come sempre, tra l'altro, per noi. Petrovic mette in calcio d'angolo. Sempre Del Castillo. Ancora al limite dell'area. Stavolta l'azione svanisce. Minuto 68, ancora il Brest. Recupera palla Moreira, e Mega, Sarr. Porta palla per Bakua, un po' corta, poi Bakua finisce la frittata. Allarga per Baldé, chiude bene Sobol, Silla ancora. Porcic. E Mega. Allarga per Bakua. Taglia dentro al campo Bakua. Allarga tutto per due. Fa spingere sulla destra, poi torna indietro da Porcic. Fa male la girata, Le Maréchal, palla parato dal portiere. Paris Saint-Germain in vantaggio intanto con il Lens, Tolosa in vantaggio con il Lille. Ndiaye, minuto 78. Torna indietro da Bizot il Brest. Camara, di prima per Dumbia. Allarga bene per Del Castillo. In area di rigore Ajour che è solo. Gol dell'ex, 4-2. Come al solito, secondo tempo per noi pessimo. Sono sempre le paure che ho quando le mie squadre fanno troppo bene il primo tempo. Minuto 88, comunque 4-2 per noi, la stiamo portando a casa. Finisce qui. 4-2 per noi. Un'altra buonissima vittoria in trasferta. Grande prestazione di Moreira. Vediamo gli altri. L'Auxerre al 90esimo, 2-2. Vabbè. Un gol in 2 minuti, Langerz. Mönchengladbach 0-0. Finita. 75esimo per l'Augsburg 1-0.
Affrettatevi, ragazzi. 80esimo per Mainz, 2-0. Espulsione. L'Augsburg è in 10. 78, già 84 invece per il Mainz, 2-0 sul Friburgo. Wolfsburg invece 0-0 sull'Hoffenheim. Credo che sia finita, anche se non c'è scritto. No, non è finita. È al minuto 0, Franci. Sta succedendo. Franci, non hai nemmeno iniziato la partita, calcolando che gli altri hanno finito, a me mi spiace, ma aspettiamo ormai che finisca l'Augsburg, che è al 90esimo. Poi, nello scontro diretto col Friburgo di Anton, no, è il Magonz, è il Mainz, scusate, con il Friburgo, no, non è uno scontro diretto. 93-91, ma aspettiamo la fine di queste. Poi non so cosa sia successo a Francesco con il Wolfsburg, che è sempre ferma allo zero, al minuto 0. Ecco, adesso non c'è più, è in attesa, quindi a questo punto la partita era finita e non si vedeva. Quindi 91esimo per Anton, ormai è finita anche quella. Attendiamo, stava vincendo comunque 2-0. Quindi credo partita in cassaforte per il Mainz. Vediamo, sì, 2-0 al minuto 90. Direi che possiamo andare, visto che il tempo è anche scaduto da un bel po'. Ciao Fabri, vai tranquillo. Bene Mirko, il cambio di tattica ha dato i suoi frutti. Bene Mirko, ma tanto ragazzi, inutile girarci intorno. La tattica, football manager, è l'80%. Il resto è tutto gestione del morale della squadra. Quindi, raga, come sempre, tutti in vacanza fino al prossimo match. Tanto io salvo. Tanto Lens ha portato un buon risultato nonostante Fabbri non ci sia, 1-1 con il Paris Saint-Germain. Prossima partita scontro diretto col Marsiglia, raga. Due go un gol e due assist, mamma mia, bravissimo. Tra 14 giorni tra l'altro, quindi raga, io direi di fare come l'altra sera. Salvo. Tutti fuori e così posso aumentare la velocità. Ciao così posso aumentare la velocità con FM Speed. Magico che ha fatto Lens 1-1 Fabri, non so se avevi già sentito prima. Buon risultato nonostante non eri presente. In trasferta con il Paris Saint-Germain. Quindi hai permesso che non allungasse. Ciao Deme, ho visto ora il tuo saluto. Scusami. Chi è ancora presente dentro? Ok, non c'è nessuno, quindi possiamo andare.
Ciao Vince, ciao Fra. Ci eravamo già salutati prima. Tanto non sta scorrendo il giorno della domenica. Devo capire. Ok, vediamo adesso. Adesso siamo partiti. Ma John non c'è più, Ale, John, purtroppo mi dicevo l'altra sera, non è... ha dei problemi. Quindi per il momento ha preferito abbandonare, giustamente, perché come il regolamento è giusto per gli altri e anche per gli amministratori, quindi non essendo, non potendo essere presente tutte le sere, quindi praticamente non è mai stato presente, ha preferito per il momento abbandonare. Strasburgo quarto, Marsiglia terzo, raga. Non avrei mai detto come sta andando molto bene l'Augsburg, l'ho capito in Bundesliga, dopo faremo un resoconto. Sì, guarda, senza nessuno dentro, come vi dicevo ieri, adesso va veloce. Quando arriveremo alla partita vi dico di rientrare. Vediamo se mi trovate, se no si ricaricherà come ieri. Queste nazionali sono una bega. Che si intravede la partita, 5 giorni. Non gufiamo, Ale, non gufiamo. Non diciamo che stiamo andando troppo bene. Continuiamo a lamentarci. Raga, 20 di novembre, calcolando che siamo a nemmeno metà della terza serata, stiamo andando a un buon ritmo, raga. Vedete che il prossimo anno andremo ancora più veloci. Prossima stagione. Tanto raga, siamo alla vigilia. Eccoci, arrivati. Quindi raga, salvo e vi chiedo di rientrare. Provate a vedere se mi trovate. Pratica allora FM Speed, lo scarichi da FM Scout anche per esempio, lo installi e niente, praticamente mentre lo apri, mentre vai ci sono le varie velocità a cui puoi mandare il gioco fra una giornata e l'altra ovviamente, no, non lo usate durante la partita perché non riuscireste a vedere la partita e non lo usate nemmeno quando dovete fare le cose perché vi sballa un po', solo da usare, allora ricarico ragazzi. Aspettate un attimo, e dicevo, è solo da usare per far andare da una giornata all'altra il gioco. Intanto ricarico, ragazzi, e poi a quel punto vi chiedo di rientrare.
Eccoci raga, potete iniziare a rientrare. È mega infortunato, per fortuna qualche giorno solo, dovrebbe essere rientrato, quindi spero. Tanto è arrivato nella torrenza quando Under 19, gestito ovviamente dall'altro staff, perché io non ho fatto offerte di staff. Bacqua infortunato, anche lui per fortuna qualche giorno, convocato in nazionale, vediamo se mi trovate raga. Ok, vedo la gente sta entrando, quindi mi state trovando. Sarà difensore fortunato, non importa. Quindi iniziamo a chiedere i vari patentini. Strasburgo tira fuori i soldi, sarà il caso. Raga, ci siamo, vediamo se ci siamo. Lorenzo, Francesco, Demetrio, Vincenzo Danisio, Alessio, Riccio, rientrato anche Anton, Good Anton. E Oxe, quindi sì, ragazzi, ci siamo, quindi possiamo andare, siamo quelli di prima. Quindi Henry non è presente nemmeno oggi, quindi ragazzi c'è il primo esonero ufficiale da parte dello staff, cioè da Henry, perché non è presente. Quindi ora quando arriveremo al match, che ho un minuto, lo toglierò. Dai, di Rustico. Rustico c'era un giocatore a Football Manager, se vi ricordate, anzi. Ha portato bene Ale, anche a me ha avuto un par di infortuni, per fortuna qualche giorno e basta, e le nazionali so così. Regalano sempre sorprese. Eccoci, quindi andiamo a togliere. L'allenatore a Rennes, quindi scatta il primo esonero da parte dello staff. Allora, Metz, Paris Saint-Germain, Strasburgo, Marsiglia, Lione e Nizza, le altre avversarie di giornata dei nostri umani. Per il resto, bella partita prima, restiamo così e andiamo. Mentre in Bundes, Augsburg, Borussia Mönchengladbach, scontro diretto, Bayern Monaco, Werder Brema, Hostel Kiel, Heiden, è arrivato anche Edo, e Wolfsburg, Magonza, Francesco, non so perché non è presente. France, che è successo? France, 5 minuti entro, France, il problema è che ti perdi lo scontro col Bayern Monaco. Ma si vede Bayern Monaco primo, Lipsia secondo, Augsburg terzo, grande prestazione, poi Heidenheim a 17, pensare Edo ha fatto un grande recupero, perché pensate che la prima giornata non ha giocato e l'Heidenheim non ha vinto nemmeno una partita. Quindi bravo, bravo Edo. Mönchengladbach, Mainz e Werder Brema tornano a metà classifica. Allora, manca proprio Edo. Io credo il minuto sia scaduto, quindi devo dare i secondi. Edo, mi dispiace, ma è passato il minuto
per la formazione. Eccoci qua. Contro De Zerbi. Andiamo, partiamo. 4-2-3-1. Greenwood, giocatore strepitoso nella mia carriera al Depor, sta facendo faville. Smith-Rowe, palla per Huai. Huai in area di rigore, va il cross, ribattuto, Morera recupera il pallone. Spazza via verso Bakua, di prima per Sekumara. S'addormenta Sekumara, Ritter recupera un brutto pallone, contropiede, Rove davanti al portiere, sbaglia. Perse un brutto pallone Sekumara. Petkovic, palla lunga verso Emega, anticipato di testa da Kondogbia. Poi prova a mettere ordine Doué. Porcic, palla per Petrovic, Sar, ancora per Petrovic. Rinvio lungo verso Sekumara, di testa anticipato, Højbjerg, Abdallah. Palla per Greenwood, Sobol lo chiude. Silla ancora per Petrovic. Invia ancora lungo verso Moreira. Ci va Emega di testa. Serve proprio Moreira. Moreira sulla posizione di Doué. Prova ad andare sul fondo Doué. Cross basso per Emega, anticipato Greenwood sul pallone. Recuperiamo palla però con Sobol. Svanisce l'azione. Adesso è rimessa laterale per noi. Doué ancora per Moreira. Cross su palo per Bakua. Di testa, palo! E mamma, incredibile. Gliel'ha risparata addosso. Poi palla ancora dentro. Emega anticipato. Fortuna clamorosa di Rulli, ma ci facciamo pericolosi. Tiro, prima grande parata, poi sulla respinta, botta sicura, da terra, gli ha picchiato addosso. Lenz in vantaggio su Reims, due umani che non sono presenti. Rimessa laterale per noi, minuto 21. Sobol, mamma brutta Sobol, fortuna con Dogbia ce la rende di nuovo. Sobol. Palla per Zilla, ancora Sobol, bella per Bakua, in mezzo per Emega. Arbitro fischia fuori gioco, Emega sicuramente no, dubbio è Bakua. Non lo era, 1-0 per noi, è minuto 21. Angolo per noi, Porcic. Va sul primo palo verso Zilla, ancora lui, un cecchino di testa, raga. Zilla, 2-0. Auxerre sotto su autorete sul Nizza, mentre il Tolosa ancora 0-0 sul Lione. 2-0 Nizza, intanto mi è parso di aver visto. Rulli, Balerdi, palla ancora per Rulli. Højbjerg, Brassier, Kondogbia, palla per Harit. Esce bene dal nostro pressing il Marsiglia. Harit, spinge Harit sul fondo. Harit, davanti al portiere, palla arretrata per Rob. Grande azione del Marsiglia. Uscito molto bene dal nostro pressing. Quindi noi no, cerchiamo di non farci un'altra volta attrarre in quel modo. Porcic, palla dietro per Zilla. 2-1, l'area aperta al Marsiglia. Zilla per Zara. Allarga bene per 2. A spazio 2, deve andare in fondo. Moreira, chiuso da Kondogbia. Rowe a Ritt, prova a ripartire in contropiede ancora al Marsiglia. Ancora Ritt. Ritt, ragazzi, no, non lo prendiamo mai. Palla per Rowe. Cross è ribattuto, bravo 2. Però ancora Merlin torna sul pallone. Rove, Doué ancora. Emega. Palla per Mara. Prova ad andare in contropiede. Mara bene per Emega. Spiattano sulla posizione Emega. Poi torna indietro da Doué. Ancora Moreira. Contropiede svanito. Quindi gestiamo il pallone. Porcic, palla per Bakua. La mette giù Bakua. Cross sul suo palo per Emega. 3-1. Al minuto 35. Ristabiliamo il doppio vantaggio. Un cambietto. Proviamo a metterci così. Tanto Tolosa in vantaggio al Lione. Il 2-0 Lens. Ancora Anzola. Per noi alla fine del primo tempo. Sobol ha munito non rischio dentro Willey.
E andiamo. Tanto Nizza ha sbagliato anche un rigore con Moukoko contro l'Auxerre. Ci sta di perdere a Nizza, però Auxerre. Tanto Porcic non ce la fa più dentro Nwaga. E mettiamo lui su Harit. Voilà, dentro esce con i pugni Petrovic e poi si danno noia. Due nostri giocatori, Luis Enrique, male questa gestione della difesa. Questo è fuori gioco nettissimo, però segna il Marsiglia, ma secondo me era un fuori gioco. Mombagna. Vediamo che dice l'arbitro. E invece la dà. Ero curioso di rivederla, ma ho tolto il replay. L'ha riaperta al Marsiglia, minuto 72. Minuto 80, fuori Bakua. Dentro Delaney. Poi fuori Moreira, dentro Senaia. Partiamo così a minuto 81. 3-2 per noi, minuto 87. Angolo per noi, 2 sul primo palo per Emega, anticipato Sarr, ancora per 2. Bam, e Pallaccia ha perso 2, attenzione al contropiede. No, mamma mia, male, male, raga. Yorko, Luis Enrique. Fila, Paris Saint-Germain, Reims, che tra l'altro era la prima giornata dell'andata, e poi Monaco. Tra l'altro da dicembre, dal 14 dicembre ripartiamo il 25 di gennaio, raga, stiamo fermi un botto. Lì faremo il mercato, raga, che vi devo dire. Allora, non mi ricordo nemmeno che squadra hai, sinceramente. Vediamo se vado a vedere. Lorenzo. E Borussia Mönchengladbach. E pensa che non dovrebbe essere nemmeno male, nel senso. E non sta andando benissimo negli ultimi anni, però se non ricordo male ha un buon budget, trasferimenti, quindi ormai aspetta gennaio, fatti una bella squadra. Trasferta a Tolosa, al sesto posto, Tolosa sta andando alla grande, ultima vittoria 4-0, strepitosa. Mega infortunato qualche giorno, paura che Mega abbia poco poco a schiantare, perché ultimamente si sta acciaccando, diciamo spesso. Ancora 2 giorni al match, raga. Ancora 2 giorni al match, raga. Ma che ti faccio nero, Riccio? Te mi fai nero.
Tra l'altro, giorni risicati perché veramente in una settimana facciamo tre partite, tra cui una al Paris Saint-Germain. Vigilia del match, raga, per tutti. Eccoci al giorno del match. Magico, il 4 abbiamo la coppa. Tanto il 4 giochiamo anche noi in campionato, quindi non c'è problema. Monaco, Nizza, Paris Saint-Germain, Lille, Marsiglia, Le Havre, Montpellier, Lille. Poi non ho fatto un tempo a vedere. Rennes, Metz, Rosa, Strasburgo, Brest, Nantes, Auxerre, Lens. Non so se Fabri è entrato o no, perché aveva detto le 10, quindi non penso ci sia. Montpellier e Reims assenti anche oggi, rischiano anche loro l'esclusione. Allora, eccoci qua. Al match, quindi Auxerre Lens è un altro scontro fra italiani che purtroppo si perde. Fabri. Mega va monitorato, ma io lo tengo in campo. Contro Riccio non mi posso permettere di non mettere il bomber. Andiamo. Frattempo, mentre aspetto, sto facendo l'appello. Pronti, raga. Andiamo. King Babacia, Babacia mi segna sicuro, guarda, un nome così mi segna sicuro. Caro Riccio, un bocca al lupo e partiamo. 4-3-3 per Riccio. Umani presenti, siamo aumentati. Palla per Silla, un po' corta ma ci salviamo. È mega per Moreira, spinge Moreira sulla destra. Bella azione, ancora Moreira sul fondo. A rimorchio per Le Marechal, 1-0 alla prima azione dopo un minuto. Riccio, questa te l'ho fatta bella. Adesso poi perderò 4-1, ma questa te l'ho fatta bella. Il ragazzino delle giovanili, Le Marechal. Restes, palla corta per Kasami. Babicia, Doué, in pressione, recupera un buon pallone. Poi dietro per Sarra, amministriamo il possesso. Silla. Bakua, si addormenta, poi la palla ritorna a noi. McKenzie chiude, Willey recupera il pallone. Bakua ancora. Silla. Ancora per Bakua. Si allarga sulla sinistra Bakua. Prova ad andare sul fondo, poi si ferma, scambia con Willey. Porcic. Palla ancora per il maresciallo, ancora Willey, cross sul palo per Emega, anticipato di testa, Moreira, la regala a Babička, recupera ancora Doué, Bakua, detto per Moreira, 2-0, all'ottavo minuto, ma ancora non è finita, sicuro, l'arma, il coniglio dal cilindro di Riccio, Silla, eccolo il coniglio, da Cirindo, King per fortuna si è addormentato davanti al portiere. Errore di Silla, angolo che è comunque per noi come un calcio di rigore contro. Sekou Mara spazza, ma non è finita. Jean Rot, Mara lo
gli spara praticamente. Interrompe l'azione. Bravo Sekumara. Tanto vantaggio dell'Ence sull'Auxerre. Sotoka. Due, rimessa laterale per noi, minuto 16. Emega, Sar, ancora per due. Taglia dentro al campo, serve ancora Sar. Silla, ogni tanto ha degli abbagli. Percice, Mukwa, Mara. Bene questa accelerazione, Willy va sul fondo. Cross per Emega, scappa Moreira dietro a tutti. 3-0 al minuto 17, bella accelerazione. Bravo Willy ancora. Eccolo Fabri, è arrivato. Stai vincendo 1-0 sull'Auxerre. Reims in vantaggio sul Metz. Nakamura in gol. 4-3-3. Ecco Riccio che si presenta. Sembra una tattica conosciuta. Pareggia l'Auxerre intanto con Lens. Ecco che ci prova Riccio. Sierro, Smith, palla per King, che va alla conclusione, fuori. Riccio mi vuole fa patì con queste tattiche. Tanto non so che sia successo, forse rigore per noi? Non so perché stavo facendo i cambi, rigore per noi è minuto 35, che tanto sbaglieremo. E mega. E invece spiazza Restes, 4-0 al minuto 36. No, Ricci, ma con questa tattica le farai molti di tiri. Appunto, palla ancora regalata a King da Silla. E poi oltretutto, oltre a regalargli il pallone, gli regala anche il calcio di rigore. Incredibile, Silla, ragazzi, sta a fare delle cavolate. Non mi fare dire minchiate, ormai l'ho detto. Possibilità di riaprire la partita per Riccio. Paris Saint-Germain in vantaggio sul Lille intanto. Calcio di rigore per il Tolosa al minuto 40. Errore di Silla, è già al secondo. La prima volta ci siamo salvati, la seconda. King contro il nostro portiere Colabrodo. Allora, battuto rigore, inguardabile King, forse più inguardabile di come si è buttato Petrovic. Comunque, prova a rientrare in partita Riccio. Willy si riaddormenta, palla ai piedi. Smith. Palla per King e c'è il gol. Riccio, Riccio, ma Riccio la vinci sta partita 5-4, da retta a me. La vinci 5-4 con questa tattica. Palo intanto di Riccio. E ripartiamo, raga. Solo a Footomenes si può vedere il gol allo stesso minuto. 41-41. Nemmeno l'esultanza.
Fra un buon pallone due. Sekumara si addormenta. Emega allarga per Bakua. Bakua in area di rigore. Bakua 5-2. Bene così. Due. Palla per Moreira. La palla è troppo lunga. Resta in uscita. Resta va rinvio lungo. Due di testa in anticipo. Le maresciale. Palla per Mara. La palla scorre per Moreira, chiuso da Sierro. Kamasi. Hoop chiude ancora due. Diarra. Sar. Sue. Willy. Palla per Bakua che si addormenta. Chiude ancora le maresciale. Bravissimo. Diarra. So. Palla ancora per Willy. Palla per So. Lunga per Bakua. Cross ribattuto e Mega! In teoria il cross è fuori gioco, però l'ha toccata il difensore, non so se l'intervento è stato voluto o no. Però è annullato. Moreira, palla lunga verso Emega, sponda per Willey, cross ribattuto, Nicolaisen prova a ripartire, il Tolosa, Donum, cambia tutto per Babička, in area di rigore Babička, va alla conclusione, 5-3. Ancora angolo, minuto 60, non passa male questo tempo. a 4. Partita che avevo già dichiarato che avrei perso. No, ma gli altri hanno finito, quindi... Raga, Rich, ci abbiamo messo troppo tempo, ce ne dobbiamo andare in vacanza tutte e due. Io però non so se posso saltare la partita. Il problema è questo. Non credo di poter saltare la partita io, purtroppo. È che non mi manda in vacanza. Dovrei provare a abbandonare il controllo del cliente, ma ho paura che sparisca tutto. Potrei provare a rinunciare al controllo. Ok raga, possiamo andare avanti. Fabri, continua. Ok, Rich, vediamo com'è finita, ci abbiamo messo troppo. Quindi vediamo come sono finite. Auxerre Lens 3-3. E noi siamo finiti 6-5, Riccio. Partita. Viva, viva le difese. Quella tattica, Riccio, mi ha fatto patire le pene.
Salviamo, come sempre dopo ogni partita. Adesso Montpellier, io e poi Paris Saint-Germain. Monaco primo addirittura, Paris Saint-Germain secondo, io terzo, Marsiglia, Lens, Reims, Tolosa. Bella classifica, là, quando siamo all'ora di gioco. Mirko, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Vorrei poter dire, ma non dico. Infrasettimanale mercoledì per la Francia, mentre tanto riccio facciamo il record del campionato francese, mentre in Germania i ragazzi giocheranno la Coppa. King del Tolosa intanto conquista Tolosa, grande spolvero, almeno due giocatori migliori della stagione, cioè del mese, scusate. Dieci e lode, vorrei vedere. La squadra di scappati di casa, siamo al terzo posto. Ale, quello sarà, probabilmente sono i tuoi attaccanti che non, in questo momento non sono in forma. Prova a cambiare gli attaccanti davanti, prova a cambiare gli interpreti. Se crei ancora e non segni, è un problema di uomini. Come è andata la vostra ultime partite in Germania? Che troppe partite ci fanno vedere in televisione. Vabbè, soldarelli che entrano, quindi bene così. Eccoci al giorno del match. Crystal Palace ora pensa ai mega, anche no. Spererei di no. Comunque, che ci diano diversi soldarelli. Allora, Metz Auxerre, ancora uno scontro diretto fra umani, poi Le Havre Tolosa, Lens Monaco, Strasburgo Montpellier. Mentre in Coppa della Germania, Colonia Augsburg, Magdeburg, Werder Brema e scontro fra Mainz e Wolfsburg. Borussia è uscito prima. Allora, io vorrei fare un po' di turnover. Mega, se mai lo portiamo in panchina. E ok, andiamo così. Prossima c'è il Paris Saint-Germain. Riuscissimo a strappare una vittoria col Montpellier. Montpellier, tra l'altro, un umano. Se non sbaglio, è Amedei che ha due partite già che non è presente.
due serate, scusate. Partiamo. Likovic su punizione, tiro va fuori. La Comte va rinvio lungo verso Adams, Sauve di testa, Nordin recupera palla. Per il Montpellier, Koulibaly, Silla. Fila recupera palla, Moreira, Outro il bimbo, il ragazzino davanti, lanciato. Petrovic, palla per Doucouré. Christophe, Diarra. Palla persa ingenuamente dal ragazzino. Nordin, spinge Nordin sulla destra, va sul fondo, cross, Petrovic si salva da un'autorete. Angolo per noi, molto pericoloso, come sempre. Savanier. Mischia in area di rigore, la palla torna ancora da Savanier. Non capisco molto, sinceramente, con questa immagine, sarò cieco io. Comunque, ci siamo salvati. Fila. Moreira, ancora fila. Diarra. Vince in contrasto, ancora fila. Perde un altro pallone, ma lo recupera. Prova ad andare adesso sul fondo e alla fine regala palla all'avversario. Silla, palla per la Conte. Palla lunga verso Adams. Prolunga di testa Doucouré. Moreira. Prova ad accendersi, si addormenta invece. Adams, intanto si addormentano, palla al piede, Sauve sbaglia all'anticipo e Nordine segna. Tanto quando ci sono queste uscite sbagliate. Prima perdiamo palla a cavolo, poi l'uscita sbagliata dei difensori. Segnano sempre gli avversari. 1-0 Montpellier. Stiamo regalando la partita agli avversari. Tolosa 2-0 sulle Havre. Sauve recupera palla. Diarra. Ancora Sauve, palla per Petrovic. Con i piedi per Doucouré. Diarra. Apre tutto per Moreira. Tale dentro al campo Moreira. Apre per Bakua. C'è possibilità di andare sul fondo. Cross per Livkovic. Para ancora al portiere. Poi ancora Willey. Svanisce l'azione. Provate a farci vedere vivi, ma. Finisce il primo tempo. 1-0 per il Montpellier. Ripartiamo. Angolo per noi. Mischia. Palla arriva a Sobol, che è ultimo uomo. Passa a Porcic. Sob. Dietro ancora per Sobol. Moreira, sulla posizione di fila. Prova ad andare sul fondo, fila. Palla per Porcic, sul secondo palo per Emega. Appena entrato, la palla passa a Lukovic. Alla prima azione del secondo tempo l'abbiamo pareggiata, 1-1. Tanto Lens 1-1 col Monaco nello scontro diretto. Sobol, palla per Bakua. Bakua al dischetto di rigore, grande parata di Lecomte. Ma Bakua doveva fare sicuramente meglio, ma rigore in movimento. Angolo per noi, Sobol. Palla sul primo palo per Emega, anticipato. Rimessa laterale per noi. Adesso stiamo spingendo, ma non ci fa vedere questa rimessa laterale. Sobol. Porcic dietro per Sob. Christophe. Bakua, ancora Christophe. Porta palla dietro per Porcic. Sauve. Cambiamo lato di là, ragazzi. Porcic, Doucouré. Ancora per Sauve. Restiamo lì, Bakua. Sulla posizione di Sobol. Prova ad andare sul fondo, Sobol. Palla dentro, ancora Lukovic. 2-1, ribaltata. Ancora Lukovic. Petrovic, palla lunga ancora per Lukovic, anticipato, Ferri, Adams,
Cristoforo copre un buon pallone. Doucouré, molto alto il nostro difensore. Moreira, dentro per Emega, davanti al portiere, eccolo lì, gol del Bomber. Siamo a 14, 3 a 1. Adesso potrebbe essere il momento di far riposare Emega. No, è appena entrato. Facciamo riposare Bakua. Andiamo dentro, Sekumara. Poi fuori anche Moreira. Mettiamo. Le marescialle, allarghiamo Christophe e partiamo 3 a 1 al minuto 75, ribaltone del secondo tempo 7 a 0. Intanto Lille sul Reims, che è rimasto in 10 molto presto sul 3 a 0. Tra l'altro 4-4-2 intanto per gli avversari. Noi ci mettiamo 4-2-3-1. Intanto Christophe segna il 4 a 1, non l'ho nemmeno visto. L'altro ragazzino nostro, non so, non lo posso nemmeno rivedere perché non ho replay per fare prima. Comunque, 4-1, assist di Sobolla ancora una volta. Non è finita però, quando siamo entrati nei 5 minuti di recupero, concessi dall'arbitro, palla al Montpellier, Barres, Nordin, chiude bene Sobol, suo tempo strepitoso di Sobol. Le Marechal, Porcic, Christophe ancora, l'autore del 4-1, porta bene palla su, si allarga sulla sinistra Christophe. Va sul fondo, al limite per Porcic. Allarga per Fila. Va sul fondo, Fila. Non va il cross, non è riuscito ad andare una volta il cross. Porcic, Le Marechal, allarga bene per Sobol. Lui sì che ci è riuscito. Anche questa volta per Lukovic, tripletta e 5 a 1. Un secondo tempo superbo. Bene, sono contento, Riccio. Così impari. Contento che hai perso all'ultimo. Scherzo. Grande rimonta, raga. Ne ho entrati decisivi. Non vedo più decisivo di tutti, però va bene così. Quindi, raga, come siamo messi con le partite? Vediamo un po'. Allora, Metz 87esimo 1-0 sull'Auxerre. 4-2 Tolosa. Quindi non credo tu abbia perso perché è finita. Poi Monaco alla fine ha ribaltato il Lens 3-1. Monaco viaggia spedito verso il primo posto ancora. Strasburgo Montpellier come detto 5-1. L'Augsburg 4-2 sul Colonia. Si lamenta ancora Ale, ma continua a vincere le partite. Mentre male male Werder Brema forse ha fatto turnover, forse voleva andare fuori col Magdeburg. Mentre Wolfsburg 1-0 sul Magonza. Minuto 87, minuto 72. L'unico è Lens con il Monaco. Quindi Fabri aumenta un po' il passo. Altrimenti sono costretto a vacanziarti. Attendiamo la fine delle altre due. Wolfsburg, intanto ha pareggiato il Magonza 1-1. Quindi forse è la fortuna che ci saranno i calci di rigore, i supplementari. Tanto siamo 86, 87, ancora 1-1, Mainz-Wolfsburg, quindi. Poi tra l'altro da una parte 81, da una parte 82. Comunque andiamo a vedercela. Così anche per i nostri spettatori ci vediamo un match, tra l'altro tra umani, quindi bello così. Bene, bloccato all'87esimo. Eccoci, partito il match, 5 minuti di recupero, 1-1 fra Magonza e Wolfsburg, partita equilibrata, vedendo le statistiche, non abbiamo visto la partita, ma dalle statistiche è equilibrata. Svanberg dal calcio d'angolo, di testa, fuori, forse l'ultima occasione del match. Raga, vedete perché ci mettete tanto? Adesso in questo match lo sto vedendo. La velocità è troppo lenta, raga. Dovreste aumentare un po' la velocità di divisione della partita. Comunque, iniziano supplementari.
Partiti molti ammoniti per il Wolfsburg. Wolfsburg che sta usando la stessa tattica che ha usato Riccio dopo il 4-0 contro di me. Tattica performante. Con il secondo mediano. Vicino alla fine del primo tempo supplementare, non abbiamo visto praticamente niente in questi supplementari, due squadre che sembra si avvino ai tempi supplementari. Vediamo la formazione, la tattica del Magonza. Un classico 4-3-3. Tanto Barcocca, l'autore dell'1-1 all'82esimo, si è rotto i legamenti del ginocchio, vedo. Praticamente non abbiamo visto un'azione da quando siamo entrati. Ecco adesso, un'azione per il Magonza. Al minuto 117, Casì recupera palla Fischer per il Wolfsburg. Maier, palla per Svanberg. Si è messa male la difesa del Magonza. Svanberg va avanti a stentoni. Palla dentro per Maier. Mamma mia, un tiro sbagliato di Maier. Si è trasformato in un assist a Wimmer che potrebbe aver segnato il gol decisivo a 2 minuti dalla fine. Tiro di Maier sballato. Si è trasformato in un assist per Wimmer sul secondo palo. 2 minuti di recupero già iniziati. Scaduti in questo momento, Wolfsburg passa il turno con un gol all'ultimo secondo del tempo supplementare. Prossima partita andiamo a prendere 5 pere col Paris Saint-Germain. Già scritta, raga. Salviamo intanto. Quindi Metz alla fine ha vinto con l'Auxerre. Auxerre si era un po' ripresa, è tornata in zona retrocessione, però è sempre lì che si è la lotta alla grande. Augsburg mi ha detto vittoria, Werder Bremen sconfitta, il resto abbiamo visto. Grande prestazione di Sobol, nostro terzino ucraino. Un gol e 7 assist di già. Paris Saint-Germain è veramente tosta. Piatti arriva dopo diverse partite in pochi giorni. Il mega obiettivo del Chelsea. 15 milioni però sono un po' troppi, eh. Un po' pochi, eh. Qui ci vuole un po' più soldarelli, cari miei. Eh sì, un mese al calciomercato e lì calerà un po' la velocità, ragazzi, è normale. Primo calciomercato di questo campionato, quindi normale che ci vorrà un po'.
Tanto se Kumara si è allenato bene, speriamo, perché ultimamente in partita non stai andando benissimo. Infatti la prossima nemmeno ti faccio giocare. Tanto Anton chiede consigli per una buona tattica. Anton, bisogna anche valutare la squadra. Tanto Auxerre, Lille, Angers, Lens, Monaco, Metz, Paris Saint-Germain, Strasburgo, Tolosa, Nantes. Tanto il Tolosa ha raggiunto il Lens. Poi Augsburg, Werder Bremen, scontro diretto, Bayern Monaco, Magonza, tosta. Union Berlino, un umano che stasera non c'è, Simo. Contro il Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg Aiden. Scontro diretto. Allora, rimettiamo i titolari. Tanto Bacca è sempre mezzo acciaccato, ma partiamo così. Mamma mia, quanti ce li danno, raga? Sarà una sconfitta che accetto. 4-2-4 addirittura si presenta. Già 3 ammoniti. Kimpembe, palla per Skriniar. Hakimi. Gonzalo Ramos, palla per Dembélé. Ancora Gonzalo Ramos, bella chiusura questa volta di Silla, che poi serve Moreira, anticipato di testa da Lucas Hernandez. Due, ma la conclusione è fuori. Marsiglia sbaglia un rigore, Le Havre in vantaggio sul Montpellier 2-0, Lione sul Reims. Angolo per noi, Sobol sul primo palo, e Mega anticipato, Sarr per Moreira, stacco di testa poi fuori. Prova a farci pericolosi, almeno sui piazzati. Munito Silla, con quegli uomini lì davanti che hanno munito un difensore, no, no, non è un bene, specialmente Silla. Angolo adesso per il Paris Saint-Germain al 90% per il primo gol. Dembélé per Barcola, la palla all'incrocio. Conosco questo gioco forse meglio di mia moglie. Sono delle dinamiche scritte. 2, Porcic, palla per 2 che va sul fondo, palla per Moreira, Hernandez spazza, non è finita, Porcic. Dalla parte opposta, male per Sobol. Dembélé, palla lunga verso Ramos. 2 contro 2, sponda per Barcola. Nella parte opposta c'è solo 2 che insacca a porta vuota. Secondo me Barcola era anche in fuorigioco. Comunque, 2-0 Paris Saint-Germain. Aumento la velocità, tanto era scontato che fosse una partita senza senso in trasferta. Porcic sul palo per Sarr, traversa. Poi loro tirano, segnano, noi si prende le traverse. 2-0 Paris Saint-Germain. Fuori Bakua, dentro Sekumara. Poi fuori anche Silla, che ha ammonito. Dentro Sob, dentro Willey. Insomma, meno le espulsioni, vediamo di evitarle. E ripartiamo. Ancora angolo. Skriniar anticipato. Porcic mantiene il pallone in campo. Willey e Mega dentro per Lukovic, chiuso, ma la palla arriva ancora a Moreira. Moreira va sul fondo, dentro per Mega, va il tiro ribattuto. 2, Willey fuori di poco, illusione del gol. Ancora angolo, Dembélé, traversa di Kimpembe, poi 2 dentro
Deviazione di Moreira in calcio d'angolo, minuto 56, ancora calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain. Skriniar anticipato, non è finita. Dembélé, Mendes, Doué, ancora Kimpembe. Ci siamo salvati anche da questo calcio d'angolo. Fabian, Ramos, Vitinha, recuperiamo palla, e Mega. Regala ancora palla agli avversari, ma la recuperiamo. Lukovic va sul fondo. Chiude ancora Kimpembe. Porcic. Ora un brutto pallone perso su Vitinha. Barcola. Gonzalo Ramos, Dembélé. Contropiede poi il Paris Saint-Germain, è devastante. Ramos è ribattuto e calcio d'angolo. Proviamo così, Dembélé, Sarra spazza, non è finita, Doué, ancora conclusione, Petrovic, grande parata. Nuno Mendes dalla parte opposta. Kimpembe la rimette dentro, Doué spazza definitivamente, anzi no, perché la palla è rimasta in campo, adesso sì, ma è ancora Paris Saint-Germain. Hakimi, Dembélé, Vitinha, Dembélé 3-0. Mi spiace perché abbiamo preso un gol su rimessa laterale e un gol sul calcio d'angolo. Però il dominio del Paris Saint-Germain è stato netto. Porcic, Willey, Sekumara sul secondo palo per Moreira. Almeno il gol della bandiera l'abbiamo fatto. Fuori Porcic, intanto dentro Christophe. Poi fuori Moreira e dentro Diarra a questo punto. Facciamo così. E andiamo. 3-1, minuto 74. Petrovic, va rinvio lungo. Skriniar, Gonzalo Ramos, Dembélé. Ci ha fatto neri Dembélé. Skriniar, Dembélé, palla per Doué. Non che Doué abbia scherzato, comunque. Dembélé, Hakimi, ma la conclusione è fuori. Ancora Paris Saint-Germain, 88. Doué, ha fatto una partita strepitosa. Doué, il suo però. Kimpembe ancora. Palla per Skriniar. Hakimi, larga per Dembélé. Dentro per Gonzalo Ramos, che la sbaglia. Entrare in minuti di recupero. Solo 3-1 con Paris Saint-Germain, nonostante la mole di gioco. Va bene così. Perdiamo dopo forse 8-9 partite. Vediamo le altre partite. Lens 0-0 al 45esimo come il Metz. Male male. Se questi sono i minutaggi giusti. 73-59, 74. Raga. Siete indietro, indietro, indietro. Vediamo la partita più avanti. Finite le partite al 75esimo, raga, ce ne andiamo tutti in vacanza, vi avviso. Cioè, vi metto tutti in vacanza. Vediamo la situazione delle partite, 81esimo Wolfsburg. Vediamo anche come vanno. 1-1 il Mönchengladbach, che è finita con l'Union al 91esimo, che sfortunato il Borussia. Poi sempre 1-0 l'Heidenheim, 2-0 Bayern Monaco col Magonza, Metz perde 2-1, Lens ancora 0-0, 90esimo Auxerre-Lille 3-3. Ragazzi, finito il big match di giornata, diciamo, tra umani, Wolfsburg, Heidenheim, il resto tutti in vacanze.
iniziamo ad andare in vacanza, tanto il match è finito. 90esimo, eccolo, finito. Quindi andiamo. A 3. Mirko, hai trovato la quadra per fare gol. Se non sbaglio sei lo Xer, ma devi trovare anche un po' di equilibrio dietro. Comunque, restiamo al terzo posto, davanti al Marsiglia. Più che bene, alla grande. Povero Demetrio, ma è capitato contro l'Augsburg 4-0. Tanto non scorre il tempo, ecco, adesso è scorso. Salviamo intanto. Andiamo alla prossima partita, quando è? Credo fra una settimana, credo il 14. Ok, quindi restiamo al terzo posto, Tolosa al sesto, non so che ha fatto. E Auxerre all'ultimo posto, 2 punti comunque dalla zona salvezza. Quindi dopo 8 risultati utili consecutivi, tra l'altro 8 vittorie, credo. Quindi passa la partita con il Reims, credo è la prima partita che abbiamo giocato nel girone, se non ricordo male. Sì, anche perché siamo a 17 su 18, sì, quindi finito il girone d'andata con Monaco campione d'inverno, noi al terzo posto, Tolosa al sesto. Giocatore strepitoso, 4 partite, 5 gol e un assist. Vogliono i mega. Pagare, ragazzi, pagare. Pagare moneta, vedere cammello. Altra trasferta con lo Stade Reims non sarà facile sicuramente, che l'andata è stata critica. Sono riuscito a pareggiare da 3-0 a 4-4, butta all'andata ci ha fatto molto male, ricordo. Tanto cambio un panchina del Rennes. Tanto grande vittoria di Diedo contro Francesco. Quindi questo Heidenheim sta andando molto bene, immagino. Prossima partita è un grande trittico perché ha già affrontato il Wolfsburg, poi Dortmund e Bayern. Monaco a caccia di Mega. Mamma mia. Non riuscirò sicuramente a tenerlo Mega. Spero di farci discreti soldarelli per poter andare a sostituire magari. Sorteggio Coppa di Francia, ci è toccato il Nizza. Quindi
Questo poi l'obiettivo dello Shakhtar, quello spero di non perderlo. Ok, sarà un mercato complicato per me perché abbiamo fatto troppo bene, quindi i nostri giocatori sono richiesti. Yaka Umar, umano del Reims, prossima partita. Ancora rende sulle tracce di Emega. Vigilia di match. Da me tutti pazzi per Vargas. Vendere, 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 fare i soldi, Ale, fare i soldi. Ok, tanto manca Porcic la prossima partita. Eccoci al giorno del match, raga. Appunto, non è nemmeno interessato a rinnovare. Speriamo non ci sia una clausola. No, almeno lo posso vendere a quanto voglio io. Almeno quello. Allora, Porcic intanto si diceva non può squalificato dentro Diarra. Il resto andiamo così. Sekumara in panca. Ovviamente non mi è piaciuto. Si sta allenando bene, ok. Vediamo. Magari nel secondo tempo. Partiamo. Stade Reims Strasburgo. Rimessa laterale per noi. Due. Moreira. Diarra. Passiamo alla velocità che era troppo alta prima. Intanto prendiamo un brutto pallone. Gabriel Moscardo salta secco, due uomini. Poi arriva avanti al portiere e la sbaglia. Mamma mia, che azione di Moscardo! Ennesima palla testa da Diarra. Sbolla ammonito. Non ci voleva. Teuma, palla sul secondo palo. Sbolla, spazza, non è finita. Ancora Gabriel Moscardo. Salta secco Bacqua. Palla ancora per Teuma. Chiude Moreira, ma non è finita. Sbuta, steso. La gialla andata ce l'ha fatto male. Tanto male. Vediamo cosa dice il VAR. È fuori, ci siamo salvati. Ma comunque è una punizione pericolosa. Teuma. Quel mancino potrebbe anche tirare in porta. Petrovic para. Teuma riesce a spazzare. Lukovic. Mantiene il possesso. Partito molto molto meglio Reims di noi. Noi abbiamo già entrambi i terzini ammoniti. Dove? Palla ancora per Emega. Sar. Dove? Palla per Moreira. Prova a spingere Moreira. Si ferma subito e regala palla di nuovo agli avversari. Mamma mia. Sar però recupera palla. Diarra. Moreira. Sbuta
Sarra, andiamo di là, che di qua questi dormono. Diarra, Silla. Palla per Bacqua. Dentro per Imega, la palla è lunga però. Dove? Dalla parte opposta però, sul secondo palo. Stacco di testa, attenzione, mischia. Mamma mia, non siamo stati buoni a fare un tapin a porta vuota. Sarra, Diarra, allarga per Sobol. Va sul fondo Sobol. Cross angolo. Mamma mia, comunque. Controllo del pallone pessimo con questa, con questo campo e quest'acqua. Diarra, tanto da ammonito, conquista una buona punizione. Moreira, limite dell'area, va al tiro 1-0. Bravissimi a battere la punizione veloce. Decimo gol stagionale di Moreira. Teniamo la concentrazione, raga. Finisce il primo tempo, 1-0. Allora, un terzino lo cambio come cambio di Arrà, ammonito, non ce lo tengo lì assolutamente. Christophe ci abbasso le Maréchal. E ripartiamo. Emega, due. Le Maréchal. Ancora due. Moreira, attualmente ancora palla al piede. Intanto c'ha questi svarioni, questo calciatore. Salama, per recupero di Wille è appena entrato, è fresco, spinge sulla sinistra, Lukovic, dentro per Mega è fuori gioco. Credo sia inutile anche aspettare il VAR e illudersi. Era avantissimo Mega. E infatti, confermato l'annullamento del gol. Brest intanto ha pareggiato col Tolosa, Marsiglia in vantaggio sul Rennes. Lens 1-1, ancora Fuggi in gol. Andando tanto questo Fuggin. Fuori Moreira, dentro Sekumara. Poi fuori Doué che ha ammonito dentro Fila. Non lo posso vedere quel Fila, però piuttosto che niente. Teuma su punizione, la palla questa volta va fuori direttamente. Fuori le Maréchal, dentro Wanga. Minuto 80, Willey. Rimessa laterale per noi. Da una buona posizione. Le Marchal, l'ultimo pallone toccato per lui. Cross sul suo palo per Sekumara. La palla va fuori e poi sul tapin. Sekumara 2-0. Forse all'81esimo l'abbiamo chiusa. Era partito molto molto bene Reims. Poi per fortuna siamo venuti fuori dalla distanza. Intanto il Tolosa 3-1 nei minuti finali. Finisce qui 2-0 per noi. Torniamo alla vittoria dopo la sconfitta che ci sta a Parigi. Vediamo gli altri. Come stanno andando sia di minutaggio che di risultati. Minutaggio a parte il Mainz e Lens che è di nuovo indietro al 61esimo. Poi il resto ci siamo, tutti intorno all'80esimo. Heidenheim, ragazzi, Edo sta viaggiando a bestia. 3-1 anche sul Borussia Dortmund. L'Auxerre è sotto con Lione 1-0. Metz perde con l'Angers, anzi ha perso perché è finita. 0-0 Wolfsburg Leverkusen, ci può stare. Borussia Mönchengladbach, grande vittoria in trasferta con il Lipsia, contento per il Borussia. Werder Brema 2-2 con l'Eintracht. Tolosa, come detto, 3-1 sul Brest. E 4-1 dell'Augsburg sull'Hoffenheim. Augsburg, ragazzi, sta viaggiando come le bestie. Diamo un'occhiata alle classifiche in tempo reale. Mentre aspettiamo un attimino prima poi di eventualmente vacanziare.
Allora, Monaco 48, Paris Saint-Germain 47, stanno facendo campionato a sé, come era normale che fosse. Strasburgo 37, 35 Marsiglia, 29 Tolosa e 28 Lens. Poi abbiamo il Metz a metà classifica e l'Auxerre all'ultimo posto, fanalino di coda. Miglior attacco per noi con 55 gol, difesa pessima, 33 gol subiti. Così come il Tolosa, non ha fatti 36. Volevo vedere se trovavo la Bundesliga. Non c'è. Vediamo come siamo messi a minutaggi. Mainz, mi dispiace, ma Hurry up, Canton. Ok, raga, ci siamo. Andiamo. Raga, 45. Credo che mancherà troppo alla fine del coso, quindi se vi fa piacere, in questi minuti vediamo un po'. Ricordavo bene perché praticamente siamo almeno noi, non so, in Germania come siete messi, raga? Ora guardiamo. Ma no, Mirko, sono convinto il giorno di ritorno farai bene. Allora, blocco un attimino, metto a 5 minuti un attimino il timer. Facciamo un attimo un resoconto. Mara vicino al bonus di reti segnate. Bravo, Sekumara. Un po' di panchina ti ha fatto bene. Quindi vediamo le classifiche, come detto. Questa l'abbiamo vista, vediamo la Bundesliga. Così vedo anche se voi invece giocate. Bundesliga è primo il Bayern, secondo Augsburg, poi Lipsia, Borussia Dortmund, Aiden e Wolfsburg. Bravi ragazzi in Bundesliga. Werder Bremen al decimo posto, poi Union e Borussia Dortmund. Per ora in zona salvezza, come il Mainz, tutti a 16 punti. Allora, vediamo la partita giocata il 21 dicembre. Quindi fra troppo, raga, manca un quarto d'ora, non so se ce la faremo. Mentre in coppa, vediamo se per caso giocate in coppa. Coppa no, è il 5 febbraio. Quindi niente, voi giocate, non mi ricordo già più quanto ho detto, 21 dicembre, mentre noi il 4 gennaio addirittura. Quindi intanto salviamo, raga. Mirko, ogni save e ogni squadra più che altro ha la sua, le sue dinamiche, eccetera. Allora, raga, se volete, vi posso come prima. Non so, raga, manca 10 minuti, ma allora a fare un'altra partita non ce la facciamo. Quindi vi posso dire, fermiamoci qui. Ci stasera. E poi andrò avanti almeno fino al 21 dicembre, che giocano loro, giocano in Germania. Da solo. Potremmo fare una cosa. Vi butto fuori. Si arriva al 21 dicembre, che giocano loro. E vi lascio il save aperto, rientrate, così possiamo, a questo punto, visto che siamo al 21 dicembre, iniziare a guardare il mercato. Ok? Quindi uscite tutti. Salvo. E vado velocissimo. Firmo.
fino al 21-12 che gioca la Germania, ci fermiamo lì. Sì, infatti, Mirko, io farei in quel modo, come detto, poi vi lascio il save aperto e nel frattempo, per questi ultimi 10 minuti, chi vuole può iniziare a guardarsi il mercato. Eccoci qua, siamo a un giorno, eccoci qua praticamente. Quindi, salvo in primis. Vado a togliere il timer. Esco e rientro. Così potete entrare e rifare e vedervi, iniziare a vedervi il mercato, quello che volete vedere. Sì, lo so, ragazzi, il 21, l'ho detto, ragazzi, ma guardate la live, ascoltate quello che dico. Sono fermato il 21 apposta perché giocavate voi. Ricarico e ci siamo. Ok, ragazzi, potete rientrare. Quindi, ragazzi, detto questo, niente. Abbiamo visto le classifiche. Quindi, per quanto riguarda la live, possiamo chiudere qui. Grazie della compagnia. Bravi tutti come sempre, sia per la velocità che per i risultati. Un abbraccio, a giovedì e tanto poi noi ci sentiamo nel gruppo.